vedevo infatti proprio senza se non sono basso. Belle cose, soprattutto il coraggio di fare delle cose forse alle volte un po' pazze, e molto spesso anche lui lo faceva, e quando poi faceva fatica e sembrava che fosse tutto sbagliato, alla fine era solo questione di tempo, e poi con il tempo le cose funzionavano. Noi abbiamo fatto qualcosa di un po' simile, diciamo, nella filosofia che era di mio padre. L'altro Ernesto che devo ringraziare è mio figlio, Ernesto, che non so dove sia, alza la mano, se non si vede, non lo so. Eccolo là, mio figlio Ernesto. Il figlio Ernesto è stato l'architetto di questa cantina. È stato lui che l'ha disegnata e mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di tanto. Ma una cantina serve per fare il vino, e quindi per fare il vino ci vuole una squadra. Noi abbiamo una squadra fantastica, abbiamo una squadra composta da Sebastian, che è il nostro capo azienda. Sebastian ha appena vinto il premio Giulio Cambelli, che è un premio veramente meraviglioso. Sebastian è il nostro enologo, poi abbiamo Alessandro che è il nostro agronomo, che è un'altra veramente persona importantissima, e la nostra squadra, Marco, Daniele, Matteo, Simone, Tiziana, sono un po' in giro tutti quanti a ricevere i nostri ospiti, per cui non tutti ci sentono. Io vi ringrazio per essersi innamorati di questo progetto e per farlo diventare la meraviglia che sta diventando. Quindi, poi vogliamo logicamente ringraziare la squadra che ha costruito questa cantina. Beppe Vargas, i suoi figli, suo fratello, i suoi collaboratori hanno posato 750.000 mattoni in 4 anni. Voglio ringraziare Emilio Rondini, che è stato il direttore dei lavori, con il quale abbiamo lavorato anche sui progetti e che si è occupato moltissimo di questo lavoro. E voglio ringraziare anche Leonardo, l'architetto, per i calcoli, per le lotte fatte con il genio civile, perché questa costruzione qui, secondo chiunque a livello di buon senso, sta in piedi, ma secondo i calcoli noi non siamo più capaci di calcolare come calcolavano i romani, per cui è stata una lotta con il genio civile infernale fino a riuscire, coinvolgendo l'Università di Firenze, ad avere i permessi per far stare su una cosa che è ovvio che sta su. Voglio ringraziare anche Carole e Genevieve, che sono qui con noi, che sono i nostri amici che ci seguono da un sacco di tempo e ci aiutano, con un sacco di altri amici che portano qui e che ci danno anche una mano sul territorio belga. E chiaramente voglio ringraziare Stella per essermi vicina. Voglio ringraziare anche il territorio, perché è fondamentale. Forse chiamiamolo terroir, in una maniera, un concetto un po' più allargato. Diciamo, il terroir normalmente lo consideriamo come geologia, clima, come morfologia di queste lande. Mentre invece io vorrei allargare questo concetto di terroir anche a questa vegetazione così variegata, anche a questa natura così incredibilmente bella che abbiamo qui in modo particolare a Montalcino, che è fatta di campi, di boschi, di vigne, di oliveti che si alternano in una maniera incredibile, con un'armonia veramente fantastica che è rara da trovare in giro per il mondo.
queste semplici e belle costruzioni, l'assenza dovuta alla povertà di questi luoghi per tantissimi anni, è di ciò che io ho chiamato lo scempio dell'architettura del XX secolo. Noi abbiamo rovinato un sacco delle lande italiane con un'architettura purtroppo malfatta. Qui questo non è successo ed è per questo che la Toscana, in particolare la regione di Siena, chiama così tanti turisti, perché è semplicemente meravigliosa. Ma questo terroir è fatto anche di persone, le persone di questi luoghi che ci hanno supportato in tutti questi anni, le istituzioni che ci hanno aiutato, il consorzio del Brunello, logicamente il comune che ci ha aiutato con tutte quante le cose che sono tipiche per i comuni, quindi darci i permessi in tempo, essere sempre pronti ad aiutarci a realizzare le nostre cose. Voglio ringraziare tutti quanti i colleghi pignaioli, dai quali noi abbiamo imparato veramente tanto, tutte le persone di questo terroir che sostanzialmente ci hanno accolto con un'enorme simpatia e che è stata una gran bella cosa. Bisogna pensare, noi siamo degli esterni, io sono arrivato qui nel 97, ma in realtà sono arrivato nel 2000 e quindi è stata veramente un'esperienza meravigliosa. E voglio approfondire questo concetto di terroir, visto in senso così ampio, voglio approfondire questo concetto delle ispirazioni che abbiamo ricevuto da questo humus di natura, di donne, di uomini, che sostanzialmente ci hanno portato alle intuizioni che alla fine ne vediamo in quello che sta diventando Podere le Ripi. Sono arrivato nel 1987 la prima volta qua. Sandro Chia, con il quale volevo lavorare per un rapporto fra l'arte e la Illy Caffè, 1987, tanti anni fa, mi disse: ma vieni a trovarmi nel mio castello a Montalcino. Io sono venuto e mi sono innamorato di questo posto. È stata forse la prima intuizione. Ringrazio Sandro, che purtroppo non è con noi perché è a New York, ma sostanzialmente è stato lui a darmi la prima intuizione. Poi, le intuizioni successive, voglio ringraziare Carlo Vittori, che per 10 anni ha cercato un posto e finalmente nel 1997 mi ha portato qui e abbiamo trovato un sardo piccolino che stava dormendo sotto una quercia con il suo gregge di pecore, ed è stato colui che alla fine ci ha venduto il Podere le Ripi, che allora erano 54 ettari, un podere abbastanza malandato, non da mite, dei campi meravigliosi con dei bellissimi fiori, una variegatezza incredibile e questi uliveti che effettivamente c'erano e ci sono ancora. Voglio ringraziare Carlo per lo sforzo che ha fatto, dovrebbe essere con noi, ma non lo so. Quando abbiamo iniziato qui, all'inizio io volevo solo vendere l'uva, cioè io cercavo una casa in campagna, ho trovato la casa in campagna, poi mi sono detto: vabbè, c'è tutta questa terra nella quale possiamo piantare, mi ha piantato, ma l'idea era quella di vendere l'uva e di mettermi a fare il vino a 50 anni. Poi nel 2003 l'uva è arrivata, in una annata estremamente difficile, come molti di voi sanno, e era poca, e allora io ho detto: ma cosa vado a vendere quest'uva? E con Jan, che dovrebbe essere con noi, che è stato il nostro primo enologo, abbiamo deciso: vabbè, facciamoci il vino. Il vino è venuto buono. E siccome il vino è venuto buono, è stato il terroir a darmi la prossima intuizione, che è stata quella di diventare un vignaiolo. È stata l'espressione del terroir che abbiamo ritrovato in queste due barriche che avevamo all'inizio a convincermi a diventare un vignaiolo. Fu allora, nel 2003, che cominciai a sognare la cantina, questa cantina che è un po' il frutto di ciò che io chiamo la ricchezza di chi non ha soldi ma ha tempo. Lo so, posso sembrare forse poco credibile, ma quando noi abbiamo iniziato a fare queste cose qua, gli investimenti erano pesanti, allora bisognava fare la casa, piantare le vigne, comprare i trattori, seguire tutti quanti i lavori, per cui i soldi per fare la cantina fortunatamente non c'erano. E quindi, anziché avere i soldi, avevo il tempo. Io dico sempre: ma guardiamo che cosa fanno le persone quando hanno molto tempo e hanno poco soldi. Lo vediamo nel nostro passato, le chiese, le case, i masi, certi paesini del Marocco, gli orti, i giardini, sono tutte quante cose che vengono fatte con una dedizione incredibile di moltissimo tempo e poco investimento e che ottengono delle cose veramente bellissime. Ringrazio il cielo di non aver avuto a quei tempi il denaro per poter fare questa cantina. Quindi avevo tempo e ho avuto 7 anni di tempo. Nei 7 anni di tempo si sono evoluti questi progetti. All'inizio pensavamo una cantina comunque caduta e di conseguenza l'idea era di fare 3 bei blocchi di cemento classici come fanno tanti altri, però poi io guardavo
questi vini che sogniamo di fare, non so se avete notato, ci sono dei vini che sono ancora in legno e sono lì dal 2010, cioè noi vogliamo fare dei vini che stanno 4, 5, 6, 7 anni dentro al legno. E lì mi dicevo, ma questa cosa non è che gli farà tanto bene, per cui forse bisognerebbe cercare di avere qualcosa di diverso. Per cui già dopo un paio d'anni nacque l'idea di un locale di affinamento in mattoni e il resto fatto in cemento. E più ci pensavo, meno volevo il cemento perché non mi piace come respira. E poi non mi piace questa muffa che viene fuori delle costruzioni in cemento con l'umidità, eccetera. Per cui non lo volevo, ma non volevo neanche le gabbie di Faraday. Dobbiamo pensare che il cemento è cemento armato. Cemento armato vuol dire continuità di metallo, vuol dire correnti vagali, vuol dire campi magnetici che logicamente influenzano il vino. Ed è stato divertente, un giorno è venuto qui un medico e io gli ho fatto vedere, ma vedi, è come se io le facessi per 5 anni una pressione come questa. E questo mi ha risposto, beh sì, le darebbe immediatamente una piaga. Quindi diciamo che una forza estremamente debole per un periodo molto molto lungo probabilmente fa male anche al vino. Per cui non volevo tutte queste cose, non volevo una bruttura. E ad un certo punto stavo pensando, e qui a questo punto Mittelberger, che è il nostro produttore delle nostre botti, mi ha portato a vedere un produttore vicino a Bolzano che è qui con noi, si chiama Ignaz Niedrist. E Niedrist ad un certo punto mi dice, sai, noi qui siamo nel maso chiuso, di conseguenza queste aziende vanno di generazione in generazione, sempre avanti, sempre nella stessa famiglia. Io sto mettendo a posto la mia cantina, non vorrei che qualcuno dei miei prossimi che mi staranno a seguire pensino che scemenze, che bruttezze ha fatto questo mio nonno, bisnonno, quello o trisavolo. Questa cosa mi ha molto colpito ed è stata di nuovo un'altra intuizione che mi ha portato a voler andare a cercare una cosa completamente diversa da quello che normalmente c'è. Voglio ringraziare Ignaz per questa ispirazione che è appunto qui con noi. A questo punto io sapevo cosa volevo, ma non sapevo come farlo. Ed è entrato in gioco Maurizio Arselmi, che è anche qui con noi. E Maurizio mi porta e mi dice, andiamo a vedere la cripta del Gesù a Montepulciano. Non so se l'avete vista, chi non l'ha vista deve andarla a vedere. È una costruzione veramente fantastica. Cioè, è come un Pantheon ed è di una bellezza incredibile. Tutta quanta costruita in mattoni come qui. A quel punto abbiamo capito, sì, vogliamo andare in questa direzione. A questo punto finalmente il progetto comincia a prendere forma. Siamo spostati dall'idea iniziale del cemento, arriviamo all'idea dei mattoni, cominciamo a dare forma a questa cosa e insieme con Marco Pasqui abbiamo cominciato a intuire un po' l'idea di una cantina fatta tutta quanta in discesa. A quel punto è entrato in gioco Ernesto, che stava ancora studiando, e ha cominciato a lavorare al progetto facendo, io non so quante ore hai speso Ernesto, cioè messo l'eternità, però il risultato si vede. Io farei un piccolo applauso a Ernesto. Bravo. Quindi mi è venuta questa idea di dire facciamola tutta quanta in discesa, di modo che con il muletto possiamo spostare le botti e possiamo eliminare tutti quanti i passaggi che si fanno di solito con le pompe, o almeno tanti di questi. A questo punto abbiamo continuato a lavorare su questa cosa e nel frattempo si capiva sempre di più che si andava anche alla ricerca non solo di evitare di fare male al vino, ma anche di cercare di fargli bene. E una delle idee che è venuta fuori, mi ricordo che l'aveva portata inizialmente proprio Pasqui, è stata quella di fare tutto quanto in sezione aurea. Per cui tutte le misure che noi abbiamo qui dentro sono tutte quante in sezione aurea. La sezione aurea, quando noi cominciamo a guardare che cos'è, scopriamo che la sezione aurea, che è questo rapporto fra il numero 1 e 1,618033, è un rapporto che andiamo a ritrovare persino nelle galassie, lo ritroviamo a Stonehenge, lo ritroviamo nelle piramidi, lo ritroviamo nell'architettura del periodo medievale, no? Corretto. E quindi questa sezione aurea pare che sia un po' un numero magico che ci aiuta a trovare armonia. A questo punto abbiamo deciso di finire il progetto completamente in sezione aurea e poi stavamo per iniziare gli scavi e a me è venuto un dubbio e mi sono detto, ma non è che tu sarai il primo perfetto in Virginia a pensare alla storia per aver fatto una cantina completamente in discesa perché non ci si può lavorare?
e mi ricordo Maurizio che a un certo punto mi fa, guarda, questo Maurizio Semmi, tu mi fai due o tre biglietti e io ti mimo questo, dove noi stiamo adesso in questo momento, di modo che riesci a capire se riesci a muoverti o meno. E questo lavoro l'abbiamo fatto una mattina, abbiamo cominciato a muoverci lì e abbiamo capito perfettamente che ci si poteva lavorare e i nostri ragazzi oggi, che hanno già fatto una prima pandemia qua dentro, mi confermano che ci si lavora molto bene. Un anno di scavi e contemporaneamente un anno di lotte con l'ingegno civile per poter riuscire a far capire tramite l'Università di Firenze che in cavalcoria andavano bene. Alla fine abbiamo deciso di partire. 4 anni di costruzione, la posa del primo oratorio è luglio 2011 e tutta quanto una costruzione fatta completamente a base di mattoni, 750.000, e calce, cioè una malta a base di calce e non a base di cemento. Beppe Vargas è stato qui 4 anni con mediamente 5-8 persone tutti i giorni, pioggia, brutto tempo, bel tempo, neve, eccetera, e io vorrei fare un grande applauso alla squadra di Beppe e tutti quanti i compagni. Ma torniamo ai concetti di terroir, ispirazioni e intuizioni. Se proviamo a ribaltare il concetto, ci rendiamo conto che non ci sono intuizioni senza ispirazioni e soprattutto senza terroir. È impossibile. Noi siamo qui a Montalcino, stiamo facendo il Brunello. Noi approfittiamo di questo terroir, ci aiuta. Noi approfittiamo di questo humus di persone e di natura, di questo territorio che ci permette di fare dei grandi vini, e lo stanno dimostrando anche i risultati che stiamo ottenendo, e ci aiuta a proporli con l'immagine giusta, grazie per l'appunto, a tutta quanta questa gente, consorzio, comune, comunità, tutti quanti compresi. Il Brunello è un mito, grazie ai colleghi Vignaioli, grazie proprio al consorzio e al comune, come ho già detto. A Montalcino viviamo e cresciamo tutti in simbiosi, grazie a questo do ut des. Quindi siamo tutti quanti a dare qualcosa e a prendere qualcosa da questo territorio. Noi, Podere dell'Impi, logicamente approfittiamo di questo, approfittiamo di questa immagine, approfittiamo di questo mito e speriamo con questa cantina di poter apportare qualche piccolo briciolo a questo mito in più. Questo mito che stiamo costruendo insieme a tutti gli altri. Quando arrivai 20 anni fa avevo un sogno, era l'anno in cui avevo visitato Francis Ford Coppola a Napa Valley, la sua azienda si chiama Nipa Coppola, e mi ricordo che quando sono arrivato là sono rimasto estremamente colpito, Montalcino la frequentavo ancora abbastanza poco, ristoranti e eventi fantastici, un pullulare di turisti internazionali, una macchina da guerra di marketing del vino che era una roba pazzesca. Francis, che ad un certo punto mi fa vedere questi suoi negozietti che non erano più grandi di questa parte qua sotto, fa, ma sì, qua fatturiamo 1 milioncino al mese più o meno, quindi delle cose incredibili, dei fatturati pazzeschi. E ad un certo punto, quello stesso anno, comprai Podere dell'Impi. E il sogno era di cercare di vedere quello che stavano facendo a Napa a venire anche qua. Quando sono arrivato c'erano pochi turisti, c'erano pochi alberghi, c'erano pochi ristoranti, e mi chiedevo come faceva Napa, con un territorio immensamente meno bello del nostro, ad essere capace di fare tanto turismo. Sognavo una Montalcino meravigliosa, piena di gente che vuole vivere il mito del Brunello. Nel 2015, 20 anni dopo, la musica è veramente cambiata, grazie a chi ha creduto e ha investito il suo tempo in questo sogno. Quindi grazie a Massimo Ferragamo, grazie a Fabio Tassi, grazie alla famiglia Fabiani, grazie a Mauro Zanca e alla famiglia Bianchini, grazie a Roberto Bugnetti che è stato il nostro pioniere della grande cucina a Montalcino, grazie a tutti quanti i colleghi vignaioli, ma anche grazie alla gente che sta vicino a Montalcino, come Ghino, Daria, John, Anton, Marco, quelli che ci portano i turisti. Assieme costruiamo questo incantesimo che si chiama Montalcino, un terroir in cui ci sentiamo tutti sempre meglio. In Italia, un paese che non fa che lamentarsi di un destino autoinfritto, questo esempio che stiamo dando è bello quanto la nostra terra. La invitiamo ad imitarci. Grazie.
interpretato lo spirito di Montalcino, lo spirito di questo territorio. Mi ha fatto veramente piacere sentire questi termini usati stasera, perché è veramente il cuore pulsante della città di Montalcino, del suo comune. Credo che la parte finale sia stata anche emozionante per noi. Tutti i giorni le fatiche sono veramente tante, ci fregiamo di essere un territorio unico, ma sono i suoi componenti che lo fanno così. Io credo che oggi abbiamo aggiunto un altro tassello nel mosaico di quel mito che si chiama Montalcino, perché chiunque verrà al potere delle Ripi e potrà vedere una costruzione di questa fattezza, e certamente le fatiche che non siano ancora molto, state ancora molto più grandi di quelle che Francesco ci ha elencato, perché purtroppo oggi per costruire qualcosa i problemi sono veramente tanti, sicuramente non sono stati di più una costruzione che è veramente pazzesca. Faccio complimenti a Francesco, faccio complimenti a tutti coloro che hanno creduto in una missione che se l'avessi vista su carta prima di farla l'avrei vista quasi come una missione impossibile. Grazie, grazie per far crescere Montalcino. La mamma che secondo Don Antonio, senza di lei questo non ci sarebbe, la mamma ci taglia il nastro perché è la madrina di questa meraviglia. Vogliamo vedere la prima. Perfetto. Volevo dire solo due parole. Andandomi dentro mi è venuto in mente un testo della Bibbia, Cantico dei Cantici. Si parla della scena del vino, che è la camera nuziale, è il luogo dell'amore. Nel linguaggio della Bibbia è il luogo dell'amore erotico, il luogo dell'amore mistico con Dio, e vedendo questa canzone mi diventa il luogo dell'amore per la natura, per tutto quello che si tende ci vuole e di grande città per il nostro territorio, ma per tutta l'umanità. E la benedizione che trovo per questo senso, perché tutto il bello che viene fuori, tutto il buono che viene fuori da questo territorio, con la collaborazione di tutti, per la nostra storia, veramente la storia di questo nostro mondo, che sa fare tante cose belle. Il Signore sia con voi. Benedica a tutti il vostro lavoro, che protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you.
Ma sì, perché fa maschio, ma intanto abbiamo visto, quindi io non l'ho sentito venire, magari c'erano e non l'ho sentito.